200 studenti, tra oggi e venerdì, sono i protagonisti di A Scuola di Archeologia, conosciamo e tuteliamo il patrimonio della Sicilia centrale, un progetto della Scuola Caponnetto. Stamani il primo incontro degli studenti insieme al colonnello Gianluigi Marmora del Nucleo Tutela Culturale dei Carabinieri di Palermo. Molta la curiosità dei piccoli studenti sull'archeologia e su come si conducono le indagini quando ad essere sottratto è un reperto archeologico. Nell'ambito del progetto A Scuola di Archeologia, I bambini delle classi quarte della Caponnetto hanno incontrato i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e hanno compreso quanto sia importante proteggere e tutelare il nostro patrimonio culturale, perché questo particolare, speciale nucleo dei carabinieri ha proprio il compito di proteggere il nostro patrimonio e soprattutto di recuperare quel patrimonio culturale, archeologico che purtroppo è disperso a causa dell'attività predatoria dei cosiddetti tombaroli, ladri di antichità. E in questo progetto, come insomma, lo scorso anno, sono coinvolti soprattutto i bambini dai 9 agli 11 anni, quindi le classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Dalla piattaforma, il database Leonardo, alle informazioni che riguardano la tutela del patrimonio, un percorso che è stato avviato lo scorso 25 ottobre e che prevede l'attività esattamente come lo scorso anno, riscuotendo successo nella popolazione studentesca coinvolta. Alla base della progettualità c'è la collaborazione tra Sicilia Antica, Parco Archeologico di Gela, Parco Archeologico di Umergentina, la Villa Casale di Piazza Armerina, il Comitato Jibil Habib ed è il Nucleo della Tutela Culturale dei Carabinieri di Palermo. Grazie a questo progetto, ha dichiarato già precedentemente il dirigente scolastico Maurizio Lomonaco, abbiamo messo in primo piano l'archeologia facendo riscoprire il valore del patrimonio archeologico della Sicilia centrale e la storia degli usi dei popoli del passato che l'hanno abitata.